Vabbè, invito Marta, abbiamo invitato a questa nostra assemblea congressuale anche degli amici, fratelli, sorelle di altre organizzazioni sindacali. Marta arriva dalla Polonia, sindacati di base, c'è anche Hortensia dalla Francia di Solidaire, perché noi come ADL siamo dentro, facciamo parte anche di questa rete internazionale di solidarietà e di lotta che è fatta da varie organizzazioni, insomma, simili alla nostra, in altri paesi europei e non solo. Okay. Marta parla inglese, quindi io la traduco. I understood that. Thank you very much for the invitation. Our union in Poland, the Workers' Initiative, is very, very inspired by all of your struggles. So it is a big honor for us to be here and see how you organize. Grazie, beh, non so, io chiedo, c'è bisogno della traduzione? Grazie a tutti e a tutti per l'invito. Il nostro sindacato, che si chiama Iniziativa dei Lavoratori, è un sindacato appunto di base in Polonia ed è molto ispirato anche da tutte le lotte che fate voi, e quindi per noi è importante essere qui e vedere anche voi come vi organizzate. Yes, so we are here together with Bartek, who is in the back. We are both in the national commission of our union, but we are also workers. I am a former Amazon warehouse worker in the pick and the pack department, like many of you. Bartek is currently a truck driver for Amazon, and he also comes here to Italy to the warehouses of the BRT and the SDA companies. Sì, loro sono qui Marta insieme con Bartek, che è da qualche parte, sono entrambi, fanno parte del, diciamo, della direzione nazionale del sindacato Iniziativa dei Lavoratori, ma sono anche lavoratori, e lei in particolare è una lavoratrice di Amazon, dove lavorava in magazzino, insomma, come molti di voi, e Bartek, anche lui, è un autista che lavora sempre per Amazon, appunto, e dice che per tanti anni, insomma, veniva anche qui a fare i trasporti col suo camion, soprattutto nei magazzini della BRT e della SDA. Quindi magari qualcuno l'ha anche visto. So our union is national in all of Poland, but we have branches in the public and the private sector, but like for you, a very important sector for us is the logistics sector. And we have our biggest section at the Amazon warehouses, also in Zalando, in UPS. Amazon employs about 70,000 workers in Poland in 10 warehouses. Our union is in all 10 warehouses, and we have 1,000 members there. Allora, lei è una... Sì, allora, il loro sindacato è un sindacato a livello nazionale che prende tutta la Polonia, e hanno appunto vari settori, il pubblico, il privato, però un po' come noi, il loro settore dove sono più forti è il settore della logistica, ok? E in particolare appunto Amazon, Zalando, UPS, insomma le grandi multinazionali, per capire, solo Amazon ha 70.000 lavoratori che lavorano in 10 magazzini diversi, e loro sono presenti in tutti i magazzini. E hanno circa 1.000 iscritti tra questi 70.000 lavoratori di Amazon. And so Poland is, as you know, a country in Eastern Europe, and we are mostly cheap labor for the Western European market. We produce, like at Amazon, we produce only for the Western European market. All that we produce goes to Germany, goes to France, goes to Spain. E come sapete, la Polonia è uno stato dell'Europa dell'Est, e normalmente noi siamo considerati più che altro appunto forza lavoro, mano d'opera, lavoratori a basso costo per il mercato occidentale, e anche quello che si fa in Amazon o che si produce in Polonia in realtà è tutto destinato alle nazioni dell'Europa occidentale, Germania, Francia. So we are mostly a country of also of immigrants who go to work in Western Europe, but we also have more migrants coming, especially from the East, since the war, from the Ukraine especially. E noi siamo un paese
da cui c'è stata e c'è molta emigrazione, per cui tanti lavoratori dalla Polonia vanno a lavorare in altri paesi, ma ultimamente siamo diventati anche un paese di grande immigrazione, nel senso, soprattutto dall'est, in particolare poi con la guerra, con l'invasione, insomma, di lavoratori e lavoratrici dall'Ucraina, no, che vanno in Polonia. We work very long hours in Poland and we earn very little, even if we do have the state minimum wage in Poland, which is in 2024, it is 650 euro per hour or 992 euro per month. E noi abbiamo dei turni di lavoro molto lunghi e la nostra paga è molto bassa, anche quando viene applicato la legge sul salario minimo che c'è a livello nazionale, ma che per capirsi nel 2024 sarà di 6,50 euro all'ora o 992 euro al mese. So our struggle is to liberate ourselves from work so that our lives are not entirely dependent on wage labor in bad conditions with insufficient public care institutions for the young and the old. E quindi il nostro obiettivo è quello di liberarci dal lavoro, di poter avere una vita appunto degna e di poter vivere appunto in un posto in cui poi appunto anche lo Stato, il pubblico garantisca i servizi sociali per tutti. So we demand higher wages, shorter working hours, basta with temporary employment agencies and we want lower rents. E quindi quello che noi chiediamo è avere salari più alti, lavorare meno ore, basta con i contratti precari, le agenzie interinali, somministrazione e affitti più bassi. And these demands we see as to be at the center of the feminist struggle. So the state needs to take responsibility and organize care instead of dumping this on the responsibility on women's shoulders so that we work a second and a third shift without the right to abortion in Poland. E quindi pensiamo che queste richieste facciano parte anche del movimento femminista, perché appunto vogliamo che sia lo Stato a prendersi carico di fornire i servizi sociali eccetera eccetera e di non buttare tutto sulle spalle delle donne che devono fare appunto poi no, il lavorare e poi hanno il secondo lavoro che è quello della famiglia, ok? E oltretutto col fatto che in Polonia praticamente non c'è il diritto all'aborto. And we also see these demands at the center of the climate justice struggle. So in order to shorten the supply chains, limit the intensity of work, and like the workers of Porto Marghera, we know that we as workers are the first to be poisoned by the work, by what we produce. The working hours, the work is the poison in our lives. E pensiamo che anche queste richieste facciano parte anche delle richieste per la giustizia climatica, perché appunto è necessario appunto limitare le catene della logistica, i trasporti, cioè intervenire, cambiare il modo in cui si lavora, perché appunto come i lavoratori, ci hanno insegnato i lavoratori di Porto Marghera, sappiamo che i primi a essere avvelenati siamo noi lavoratori e lavoratrici e che il lavoro è anche il nostro veleno. But in Poland the big problem for us is that we can't strike. Però in Polonia il grande problema che abbiamo è che non possiamo scioperare. And the bosses know this, especially bosses like Amazon, which move labor to Poland while workers are striking in Germany, in Italy, in France. They force us to be strike breakers. E questo i padroni lo sanno bene ed è per questo motivo che loro spostano il lavoro in Polonia, perché sanno che non possiamo scioperare. Quando in Germania, in Francia, in Italia i lavoratori stanno scioperando e quindi portano il lavoro in Polonia, perché sanno che noi diventiamo dei crumiri perché ci tocca lavorare.
So for this reason, the transnational global worker struggle is especially important for us, because the capitalists, they think globally, and so we workers, we have to organize across borders and build our power so that we can overcome these bosses. E per questo per noi è molto importante avere queste reti che vadano appunto a livello transnazionale, che vadano oltre, perché appunto come i padroni si comportano e sanno, pensano a livello globale, anche noi lavoratori dobbiamo pensare a livello globale e fare delle lotte e farle tutte insieme, non solo in ogni singolo Stato. So at the end I will just say that our slogan in our union is Bez walki nie licz na lepsze życie, which means don't count on a better life without a struggle. We have to fight for it in order for our lives to be better. Thank you. E per concludere, appunto, voglio dire che noi nel nostro sindacato abbiamo uno slogan che più o meno dice non chiedere una vita migliore, ma lotta per conquistarla, perché è quello che dobbiamo fare.